fatto le mie scelte, ho dato 3 preferenze dentro in macchina col cellulare, senza spendere nulla, e ci sono 73 candidati incensurati, sconosciuti alle procure, che andranno lì e rivolteranno l'Europa come una calza, perché lo faremo, creeremo trasparenza in questa cazzo di Europa che non conosce nessuno. Io vi abbraccio e che la minchia sia con voi. Signori, momento, vi dico questo, il lavoro, vedi, ecco, gridano, vi dico questo, è il voto, il 25 di maggio, più politico della nostra vita, è veramente il più politico, perché non c'è da scegliere un programma o un altro, diremo tutti le stesse cose, bisogna vedere a chi credete, se per convenienza allora fate le vostre scelte. Però è il voto più politico della nostra vita. C'è da scegliere finalmente o noi o loro. E sceglieremo noi. Ciao a tutti, grazie. Vai con la musica. Aspetta, mi ero dimenticato. Allora, vieni, venite. Questi sono, mi stavo dimenticando, guardate. Questa festa è per loro, mica per me. Questi sono i candidati che andranno in Europa, vorrei che voi li guardaste bene. Sono stati scelti in un modo democratico, non calati dall'alto. Io lui non lo conoscevo, lui l'ho conosciuto, lei neanche. Io ne ho conosciuto pochissimi di queste persone. Ci siamo visti tutti e 73, piacere Grillo. Ma come piacere Grillo? Non sei stato tu che ci hai nominato, piacere. Non è stato nominato, sono stati scelti. Ed è per la prima volta in Italia che si scelgono le persone attraverso la rete, attraverso migliaia di persone. Quindi presentateli a voi. Tu che arrivi dall'estero e sei in Olanda, mi hai detto delle notizie meravigliose. Va. Vai. Ciao a tutti, dall'estero, anche dalla Sardegna, perché io non sono siciliano. Ciao Palermo, ciao Sicilia. Ciao a tutti, e grazie dell'ospitalità, perché io è la seconda volta che vengo per il tour qui in Sicilia e mi sono sentita a casa da subito. Allora, io sono Nicola Marini, sono di Cagliari, vivo all'estero già di diversi anni, sono un ingegnere informatico e ho lavorato un po' dappertutto in giro per il mondo, ma adesso sto a Londra. Fino all'anno scorso ero il responsabile dei sistemi software di una multinazionale per Europa, Medio Oriente e Africa, poi alla fine dell'anno scorso ho deciso di licenziarmi. Mia madre è entrata nel panico perché ha detto: c'è crisi, tu hai un posto fisso, importante. Perché te ne vai? E io ho detto: ho delle buone idee e ho delle competenze, e all'estero quelle competenze possono rendere. Ho aperto la mia società all'inizio di quest'anno e effettivamente ho cominciato a avere successo. Mia madre è rimasta a bocca aperta e io ho detto: guarda che all'estero la meritocrazia paga, e qui in Italia che i cervelli devono scappare perché sono una minaccia per chi sta nel governo, che sono incompetenti. Ci hanno chiamato incompetenti quando ci siamo presentati l'anno scorso. Adesso siamo dentro e hanno scoperto non solo che siamo competenti, ma che siamo giovani, motivati e onesti. E vi ricordate a Natale? Gli abbiamo detto: preparate cotechine e lenticchie, perché queste porcate non le facciamo passare, noi invitiamo qui fino a Capodanno. E quelle porcate sono state bloccate, vi ricordate gli affitti d'oro? Perché questi ragazzi possono veramente cambiare l'Italia, e non solo l'Italia. Allora, io perché ho deciso di candidarmi adesso? Ho delle competenze che sono valide per l'Europa, parlo le lingue, ho esperienze all'estero, però c'è una cosa che mi è successa. All'estero mi è arrivata una cartella esattoriale di Equitalia. Mi hanno beccato anche all'estero. Non avevo pagato le tasse dei rifiuti del 2009. Io vivo all'estero dal 2005, ho detto: c'è un errore, cosa ho fatto? Invece di fare ricorso, io gli ho scritto e gli ho detto: queste sono le prove, io vivo all'estero dal 2005. Come mi hanno risposto? Cartella esattoriale del 2010, devi pagare anche quella, 140. Io ho chiamato gli amici in Italia e loro cosa mi hanno detto? Mi hanno detto: paga, non rischiare, magari ti pignorano qualcosa. Però a me dà fastidio, non mi piacciono le ingiustizie. Cosa ho fatto?
gli ho scritto, però ho cambiato la lettera, ci ho scritto diffida se lo fate un'altra volta. Io vi denuncio alle autorità competenti per tentata estorsione e appropriazione indebita. Come mi hanno risposto? Mi hanno mandato lo sgravio che non devo più pagare. Però non è questa la motivazione per cui mi sono candidato. La motivazione per cui mi sono candidato è perché ho visto quello... Io seguo un po' di più, perché all'estero ho creato un meetup europeo insieme a altri ragazzi, validissimo, perché è l'unione che fa la forza, ricordatevelo, è l'unione che fa la forza. All'estero eravamo sparpagliati e tramite la rete abbiamo fatto grandi cose. Tornai in Sardegna per raccontarlo. E praticamente seguo però molto di più, abbiamo dato una mano per interrogazioni parlamentari, per alcuni emendamenti per la Commissione Affari Esteri, e ho notato che c'è un ragazzo che ha fatto una cosa importante, una piccola cosa. Ha fatto un emendamento che praticamente dice che se tu hai dei debiti nei confronti, cioè dei crediti nei confronti dello Stato, allora Equitalia, se devi dei soldi, li puoi usare per compensare. E se l'avessero fatta 10 anni fa questa cosa, quante aziende magari non l'avrebbero chiuso e magari avremmo salvato qualche vita? Scusate, l'idea di fare solo una cosa del genere mi ha fatto scegliere di candidarmi. Grazie. Se andiamo in Europa, cambiamo l'Italia, la Sardegna, la Sicilia. Grazie. Wow. Ciao Palermo. Allora, io mi chiamo Ignazio Corrao e sono uno degli 8 sconosciuti alle procure che il Movimento 5 Stelle ha candidato per la circoscrizione Sicilia e Sardegna. Allora, io ho 30 anni, sono nato a Roma ma sono siciliano, sono cresciuto tra Alcamo e Palermo e sono laureato in giurisprudenza. Una cosa che mi piace dire è che non ho studiato giurisprudenza perché mi interessava il diritto dal punto di vista tecnico, ma perché ero molto motivato alla tutela dei diritti. Qualora sarò eletto come portavoce, mi lotterò e mi batterò per la tutela di quei diritti che col passare del tempo abbiamo gradualmente perso. Li abbiamo persi perché abbiamo lasciato andare l'Europa, che era un sogno nella sua concezione originaria alla fine della Seconda Guerra Mondiale. Quel manifesto di Ventotene è bellissimo, sottoscritto dagli intellettuali, è diventato un incubo perché doveva essere una comunità tra stati e invece è diventato un'unione di banche, un'unione di speculatori finanziari, un'unione di lobbies. E allora noi ci dobbiamo fare tutti una domanda: ma se apriamo i mercati, se costruiamo un sistema liberale in cui c'è la totale libertà di scambiarci le merci, ma non lo accompagniamo questo da criteri di giustizia sociale, l'unica libertà che otteniamo è quella di diventare schiavi. E noi gradualmente lo stiamo diventando. Stiamo diventando schiavi lentamente dei poteri forti, perché in una comunità... e l'Europa doveva essere una comunità, il più forte aiuta il più debole e non il più forte affossa il più debole. Noi andiamo a portare dei concetti nuovi, entriamo e mettiamo i diritti del cittadino al centro della nostra azione politica e faremo una cosa totalmente rivoluzionaria, perché ci faremo portatori della voce della più grande lobby che esiste in Europa, che è la lobby dei cittadini. Io lavoravo nel sociale, ho vissuto parecchio tempo all'estero e vi voglio raccontare una breve storia. 3 anni fa, durante l'occupazione di Puerta del Sol degli Indignados, sono arrivato lì e c'era un cartello enorme in cui c'era scritto: "Nosotros somos mayoría, somos el 99%. Significa, siamo la maggioranza, siamo il 99%, se noi ce ne rendiamo conto, il mondo cambia. Lascio la parola alla mia collega, grazie.